Bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sadrei. Oggi se abbiamo un dubbio o si accende una qualche discussione su di una particolare informazione ci bastano 10 secondi su Wikipedia o se il dubbio è filosofico 3-4 minuti sul canale del Dottor Sadrei per dissipare qualsiasi controversia. Un tempo però non era così e anzi fino all'insorgere di internet e Wikipedia l'informazione rapida si doveva ricercare attraverso le enciclopedie cartacee che erano però piuttosto difficili da trasportare. Ma quando nascono queste enciclopedie? La tendenza a costruire opere di carattere enciclopedico l'uomo l'ha sempre avuta, ma l'idea di un'opera caratteristica contenente tutta la conoscenza umana elencata secondo l'ordine alfabetico, quella si sviluppò a partire tra il 1600 e il 1700. Il primo a gettarsi nell'impresa fu un italiano. Prima gli italiani. Il cartografo veneziano Vincenzo Maria Coronelli, che nel 1701 iniziò a stampare la Biblioteca Universale Sacro Profana. Nella sua testa, tale opera doveva essere composta di 45 volumi e comprendere oltre 300.000 voci. Dopo la pubblicazione del settimo volume, però, il progetto fu abbandonato, sprofondando più di Venezia protetta dal Mose. Circa 20 anni dopo il naufragio del progetto veneziano, fu un inglese, Ephraim Chambers, a pubblicare la sua Ciclopedia, ora Universal Dictionary of Art and Science. You speak very, very well. L'opera, composta di soli 2 volumi, poiché manchevole di qualsiasi voce riguardante la storia o la geografia, si diffuse moltissimo e si iniziò anche a pensare di tradurla. A onor del vero, Chambers, poco prima di morire, si oppose ad una traduzione in francese dedicata al re francese della sua Ciclopedia. E così, in onore della sua memoria, 3 anni dopo la sua dipartita, John Mills iniziò la traduzione. La storia della traduzione in francese è molto lunga e travagliata. Fatto sta che dopo il cambio di 2 traduttori, nel 1745, la traduzione dell'opera viene affidata a Denis Diderot, che, dopo aver inserito nel progetto anche il suo amico Jean-Baptiste Léon d'Alembert, iniziò a lavorare. Il loro lavoro smetterà però ben presto i panni della mera traduzione, rivelandosi così per quello che in effetti era, ovvero la stesura di un'opera completamente diversa rispetto a quella del Chambers. Nasce qui l'idea della enciclopedia. Furono così chiamate a partecipare molte delle menti più brillanti del tempo, ovviamente principalmente francesi, come ad esempio Montesquieu, di cui abbiamo parlato nello scorso video, ma anche Voltaire, Rousseau, Helvetius e molti altri. Ed è così che la stesura dell'enciclopedia passa dall'essere una traduzione al divenire una compilazione della più grande e completa opera sul sapere umano che fosse mai stata fatta. L'Enciclopédie di Diderot e d'Alembert diviene quindi il manifesto del pensiero illuminista. La mente umana, secondo il pensiero illuminista, è in grado di cogliere e comprendere qualsiasi cosa mai avvenuta e l'Enciclopédie si pone come l'insieme di tutte le conoscenze acquisite fino al momento della sua stesura. Quando internet iniziò a prendere piede, si diffuse l'idea che l'ignoranza sarebbe sparita, perché quel nuovo mezzo tecnologico prometteva di azzerare la distanza tra le persone e la cultura. Oggi sappiamo che l'unica distanza colmata da internet è quella tra le persone e i gatti. Nonostante il fallimento nel debellare completamente l'ignoranza, oggi abbiamo comunque enciclopedie online completamente gratuite e una, in particolare, sembra aver ereditato il sogno degli enciclopedisti francesi. Wikipedia. Certo, Wikipedia è ancora guardata con sospetto dai grandi centri di cultura, come accademie e università, per un dettaglio che la differenzia da ogni altra enciclopedia, è l'opera di chiunque. Chiunque può infatti scrivere qualsiasi cosa e, quindi, sostengono i detrattori, sarà piena di errori. Questo può essere vero solo perché non si guarda a Wikipedia come gli enciclopedisti guardavano all'enciclopedia. Ed è qui che sta l'inghippo. Io sono fermamente convinto che se invece di guardarla come un'enciclopedia scritta da chiunque, la si considerasse come l'opera di tutti, allora Wikipedia potrebbe davvero puntare a diventare il più grande tesoro dell'umanità, come lo fu l'enciclopedia. Un'opera in grado di abbracciare tutte le conoscenze afferrate dalla mente umana di ieri, di oggi e di domani. Buzzing of the bees in the cigarette trees, the soul of all... E questo era tutto per il video sull'enciclopedia. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Io vi attendo sempre qui sul canale del Dottor Sadrei.